L'attimo in cui tu decidi di essere libero dallo stato delle cose, in quell'attimo lì si accende questo dono che ti viene proprio dalla libertà di pensiero. L'indignazione è trovarsi di fronte a una sopraffazione e sentire un moto di rivolta, dire no, così non può essere, non posso, non lo posso tollerare. Intanto che, diciamo così, che la si senta è già una manifestazione dell'umanità che noi abbiamo. L'indignazione è anche, come dire, importante e fruttuosa quando diventa operativa, quando da quello che è un moto dell'animo, diciamo che scende a quello che noi chiamavamo l'esperienza aristotelica, e cioè ci fa fare qualcosa. Noi abbiamo bisogno di, come dire, trovare la stessa strada, che poi sarebbe anche molto facile, per avvicinarci all'unica cosa effettiva, importante, fondamentale di tutto questo enorme discorso, di questa nebbia che ci avvolge, e cioè la nostra umanità.